venduto un quadro, io vi ho venduto un'emozione. Marché, io vi capisco e vi voglio venire incontro. Facciamo una cosa. Noi non andiamo al commissariato e voi vi impegnate a restituirci i soldi in 4 rate mensili. Professore, non da voi. Voi mi deludete. Ma quale commissariato? Quali soldi? Ma la vita non è fatta di soldi. La vita è fatta di stati d'animo. E io gli stati d'animo ve li avevo dati. Vi ricordate la norma del quadro sulla parete? Guardate che perfezione. La pennellata del forme. Per non parlare poi dell'interpretazione della mia consorte, che è una squisita interprete. Ma voi la volete risentire? Io ve la faccio risentire. Marisa, è pronta? A gentile richiesta, il Mancini di papà. Filiberto, tu ti stai vendendo il Mancini di papà. No, no, non comincia da lì, comincia da Fetente Fetente, che è bello lì. Fetente! Tu lo sai quello che sei? Sei un fetente! Uè! Tu Mancini papà non lo pigli, hai capito? Cosa, guardi, basta con questo sceneggiato, io me ne vado col mio quadro. Non e non dovete fare così, voi me la mortificate. Quella è una grande artista, quella si immedesima nella parte. Pensate che l'altra sera, talmente che è entrato il personaggio, che si è sentito una cosa, è caduto per terra. Io ho dovuto chiamare la signora che sta qua sotto, la signora Yolanda, che è salita sopra, ha lasciato il ragù sul fuoco, per salire perché l'ha trovata, ci è venuta per terra. Talmente l'emozione creativa. Marchi, non vorrei stare nei vostri panni. Questo è uno scherzo, voi correte il rischio di finire in galera. Galera. Professore, voi mi state trattando come se avessi commesso chissà quali delitti. E invece in questa casa non ci sono delitti da scoprire. O se ci sono, sono delitti di ordinaria amministrazione. Piccoli sotterfugi, piccole invenzioni per sopravvivere. Quanto a voi, dottor Cazzariga, voi siete milanese. Certe cose non le potete capire. Voi dovete sapere che a Napoli siamo tutti assassini. Nous sommes tous des assassins, come diceva Jean Gabin. Però con questa differenza, che da noi ci sono delinquenti colpevoli e delinquenti innocenti. Se voi in questo palazzo entrate in tutte le case, voi troverete almeno un delinquente innocente. Comunque, se voi volete i soldi vostri, non vi preoccupate. Perché 5 minuti e li facciamo. Venite in sala trucco, accomodatevi. Perché il mondo è crudele. Non essendo capace di valutare l'arte, si fa suggestionare dalla figura dell'artista. Perché se un artista è felice, se un pittore ha una famiglia, ha i figli, ha una casa, tutto va bene, non vende un quadro, no? Il pittore invece deve essere malato di mente, deve avere gli occhiali. Deve essere morente, il pittore morente vende assai. E va bene, allora voi volete il pittore pazzo, voi volete il pittore morente. E io ve lo do, io ve lo do. Perché a me che mi costa di andare incontro ai desideri del cliente? Il cliente è sacro, io vi do il pittore pazzo. Volete il dolore? E va bene, e io vi do il dolore. Ma allora voi per denaro siete disposti a tutto? A tutto. Voi volete comprare per esempio questo lavabo? E io ve lo vendo, gli affreschi, tutto, le porte. Queste sono di Domenico Morelli. Sono porte che Domenico Morelli, tutte le volte che veniva al bagno, prima di andarsene, si faceva un angioletto, si faceva una ninfa. Io ve le vendo. Voi mi potreste chiedere, ma tu come fai poi in un bagno senza porte? Mi abituo. E la sua signora in questo momento che cosa sta facendo? Sta vendendo un quadro a un altro cliente, un bravo cliente. Il quadro si chiama Tramonto con papaveri. È un omaggio a Van Gogh. Che vi devo dire, cavalier? La mia vita è una lunga sofferenza. Ma come dico io? Uno dipinge questi capolavori e poi che fa? Li distrugge. Ah, mi dovete credere, cavalier. Quello è capace di stare tutta la giornata con pennello in mano. Tant'è vero che certe volte non mangia nemmeno per dipingere. Poi, come ha finito il quadro? Si allontana di qualche metro, guarda il dipinto con ammirazione, regarde, piglio cortiello e lo scassa sana sana. E questo qui come lo avete salvato? Ieri sera
lo stava finendo di ultimare, no? Tant'è vero che lo vedete, qua ci mancano ancora una dozzina di papaveri. Oh, ma dovete sapere che quando lui sta per finire il quadro, io non lo perdo di vista un momento. Ma azzecca in quello come una sanguetta. Così che appena è andato in bagno, sacca, ho fatto sparire la tela. E lui che cosa ha detto quando è tornato e non ha trovato più il quadro? No, niente. E quello è come un bambino. Ha pigliato un'altra tela e si è messo a dipingere un'altra volta da capo. Vabbè, ma signore, che vi devo dire? Sarà pure un capolavoro, non si discute, però un milione è pure troppo. Anche perché qua ci manca pure una dozzina di papaveri. Cavalier, ma voi state scherzando? E questo un giorno sarà un capolavoro. Un giorno si dirà il tramonto con papaveri di Marvizzi. Uno dei pochissimi capolavori che non fu distrutto dall'artista. Cavalier, una cosa. Facciamo un presto, perché se si sveglia mio marito, qua ci ammazza tutte e due, ci ammazza! Mio marito! Chi siete? Che fate qua? Filiberto, calmati. Calma tua, Filiberto. È un ammiratore dei tuoi quadri. Tu ti stai vendendo il tramonto con papaveri? No, no, Filiberto, no! Tu ti stai vendendo la Maggia Bagocca? No! 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 Tu te lo stai vendendo! No! No! Guarda che l'arte non si vende! No! L'arte si distrugge! Levatelo! No! Date un po' distrugge! No, cavaliere! Io ti distruggo a te, se no! Io ti distruggo! No! Non si vende l'arte! E qui da me! Non si vende l'arte! Filiberto! Levati! Date un po' distruggere!